Sorveglianza biometrica, riconoscimento facciale. Amici di Playmaster Movie, ben ritrovati con il Tecno Ribelle. Siamo pronti per un nuovo ordine mondiale? Dagli Emirati Arabi annuiscono gaudenti 29.000 partecipanti da 140 paesi nel vertice del governo mondiale 2022. Tutti uniti in 1100 eventi per plasmare il futuro dei governi esplorando l'agenda della prossima generazione degli esecutivi nazionali, concentrandosi sullo sfruttamento dell'innovazione e della tecnologia per risolvere le sfide universali che l'umanità deve affrontare. Non eletta dai popoli né democraticamente legittimata dal suffragio universale, esattamente come il Forum Economico Mondiale, Club di Roma, Gruppo Bilderberg e Commissione Trilaterale, l'organizzazione fondata dallo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum punta al colpo grosso, tecnologia e umanità, collegando da Davos a Dubai il guru della fusione fisico-biologico-digitale al secolo, Klaus Schwab. L'impatto della quarta rivoluzione industriale accelera il cambiamento globale in un modo molto più completo e veloce rispetto alle precedenti rivoluzioni industriali, ha detto l'84enne autore di Covid-19 Grande Reset, secondo cui siamo veramente a un punto di non ritorno nella storia. Quale storia? In linea evoluzionistica darwiniana dalla scimmia al cyborg, ce la spiega Yuval Noah Harari, fido discepolo del guru, profeta del transumanesimo e della quarta rivoluzione industriale, di recente avvistato pure alla fiera del libro dei ragazzi di Bologna. L'idea stessa che gli esseri umani abbiano un'anima, uno spirito o un libero arbitrio è finita, dice Harari, definito l'essere umano un animale hackerabile. L'idea che nessuno sappia cosa succede dentro di te e che sei veramente tu a scegliere chi votare o cosa comprare al supermercato è una favoletta. Adesso ci sono gli algoritmi che ti conoscono meglio di quanto tu non conosca te stesso e che pertanto sono in grado di prevedere le tue scelte, manipolare i tuoi desideri e prendere decisioni per conto tuo. E così l'ingegneria sociale procede all'innesto di big data negli esseri senzienti hackerabili, con la scusa di promuovere il nostro futuro stile di vita. Da Bruxelles l'Unione Europea accelera il PRUM Atto Secondo, uno scambio automatizzato di dati nel pacchetto legislativo sul codice di cooperazione di polizia dell'UE, in cui l'identità digitale sconfina nel riconoscimento facciale, garantendo ai Paesi membri di controllare automaticamente i dati biometrici dei cittadini grazie agli algoritmi. Telecamere di sorveglianza con riconoscimento facciale dislocate nelle smart city, selfie e foto scattate con lo smartphone e quelle postate e taggate sui social come Facebook alias Faccia Libro saranno utilizzate per scopi di polizia. Ad oggi, numeri ufficiali, la banca dati dell'Ungheria annovera 30 milioni di scatti. L'Italia 17 milioni di foto, la Francia 6 e la Germania 5,5 milioni. Dai più scaltri, il distanziamento sociale imposto per la gestione dell'emergenza Covid-19, indiziato persino dell'ottimizzazione del riconoscimento facciale attraverso le telecamere cosiddette intelligenti, con una moratoria nel decreto legge Capienza in luoghi pubblici e privati vietate in Italia fino a tutto il 2023. Stanno creando la più estesa infrastruttura di sorveglianza biometrica mai vista al mondo, sostiene la European Digital Rights, mentre in Cina circa 2000 Uiguri, una minoranza turcofona di regione musulmana della regione nord-occidentale del Xinjiang, senza aver commesso alcun reato, sono stati rinchiusi
in campi di concentramento col programma di rieducazione del regime comunista cinese, arrestati in operazioni di polizia predittiva condotta con droni, algoritmi e l'incrocio di crediti sociali, sorveglianza biometrica e riconoscimento facciale. Cosa fare? Inoltre 70.000 tecnoscettici hanno firmato "Riprenditi la faccia, vietiamo la sorveglianza biometrica di massa", l'iniziativa dei cittadini europei promossa dall'ONG milanese Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights, che afferma come in tutta Europa le forze di polizia, autorità locali e aziende private stanno segretamente diffondendo tecnologie sperimentali e invasive che tracciano, analizzano e trasformano i nostri volti e i nostri corpi in dati mentre ci troviamo negli spazi pubblici. Le accuse parlano di violazione della legislazione sulla protezione dei dati, limitazione dei diritti di privacy, libertà di parola, diritto di protestare e di non essere discriminati, in parole povere, quanto il nuovo tecno ordine mondiale prepara nel punto di non ritorno nella storia, sfruttata l'innovazione tecnologica, plasmati i nuovi governi nelle sfide universali dell'umanità hackerabile, disumana, transumana. Per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G, Salute, Ambiente, Geopolitica, Privacy, Transumanesimo, Controllo Sociale, libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale, Terra Nuova Edizioni, oppure sul sito di aggiornamento naturale www.osisana.com. Appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci.